Festival Elettrico è arrivato ad Anzio, in provincia di Roma. Una giornata bellissima, vicini al mare, e noi visitiamo la filiale Elettro Lazio. Entriamo! Allora, questo punto vendita è stato acquisito dalla Elettro Lazio, ma ha già 15 anni di storia, che la vecchia proprietà praticamente aveva costruito appositamente per questo tipo di attività, e loro storicamente hanno già più di 40 anni di esperienza nel settore del materiale elettrico, quindi è stato costruito ad hoc. Per noi è stata una grande conquista, diciamo, entrare in un gruppo così importante, grande, e devo dire la verità, anche come posso dire, così diffuso, perché oramai centro e sud Italia praticamente è l'azienda più importante che c'è. Siamo ad Anzio, in località Padiglione. La strada sulla quale c'è il punto vendita Elettro Lazio è la Nettunense. Siamo a circa 3 km dal centro della città. Il mare e la strada litoranea sono qui vicinissimi. In questo punto vendita di Elettro Lazio lavorano in 8. Oltre al capofiliale abbiamo 2 banconisti, 2 magazzinieri, l'incaricato per l'illuminotecnica, un venditore interno e un impiegato amministrativo addetto anche alla cassa. Salvatore Mililli, magazziniere. Orsini Giuseppe, responsabile del ricevimento merce. Sonia Girello, allora, mi occupo del settore illuminotecnico e delle volte do la mano anche lì al banco, cassa, insomma, facciamo un po' di tutto. Rossi Gino, allora il mio ruolo primario è il banconista. Ferrabecoli Fabio, banconista. Riccardo Barberio, sono un venditore interno. Antonio Gandolfi, sono il responsabile del punto vendita di Anzio, il più bello di tutto il Lazio. Non è mai sempre uguale tutti i giorni, non è mai uguale. E dentro le scatole una volta hai molte sorprese. E puoi trovare una cosa invece di un'altra, scatoloni che non sono tuoi, sono di qualcun altro, che per sbaglio hanno consegnato qua. E il controllare tutto il materiale che arriva, controllarlo, mettere a scaffale, darlo al cliente se è stato ordinato per cliente. Il mio lavoro consiste nella spedizione delle merci, cioè acquisire gli ordini che mandano i filiali, clienti o agenti, e dopodiché si procede alla preparazione, alla fatturazione e spedizione. Interessante, bello, stimolante, sta sempre in movimento. La giornata scorre frenetica, ma insomma alla fine è soddisfacente. Vado a casa soddisfatto del mio lavoro. Il fatto che qui c'è il mare, tendenzialmente ci sono molte case che vengono in affitto, quindi la gente da Roma viene qui, apre le case, quindi proponiamo, diciamo, del materiale da giardino, da interno, che sia magari prodotti molto più commerciali rispetto a quello, diciamo, più d'arredo, anche se poi ci sono delle case che ville di grande importanza tra Lavigno ed Anzio che ci offrono la possibilità pure di vendere del materiale un po' più di alto livello, perché comunque ci sono architetti in zona che ci danno la possibilità, ecco, di lavorare anche materiale più elevato. E anche poi c'è la signora Maria della situazione che ci fa lavorare, diciamo, sul discorso dell'arredo giardino con cose più semplici. Diciamo, cerchiamo di dare un po' il servizio un po' da tutte e due le parti. I numeri ci sono, la gente comunque viene, un po' perché ci conosce da 25 anni, perché questo punto vendita, insomma, è parecchio che è aperto. È un settore che mi è sempre piaciuto anche a livello di luce,
Poi c'è sempre sempre innovazione, si cerca sempre di dare cose nuove. Il mio lavoro è stare al contatto al 100% con il cliente e risolvergli molti problemi, perché gli elettricisti ce ne hanno dei problemi. E niente, questo qua. E poi anche il lavoro è cambiato, il lavoro che si faceva una volta adesso non si fa più, in un senso che c'è molta elettronica, è molto alto, insomma, non è più il lavoro di prima. Sì, molto molto più roba, sì. Io in 3 anni e mezzo a questa parte vedo che è cambiato moltissimo, anche di molto materiale in più, di molta roba in più. Sì, molto molto. Difficoltà no, non ce n'ho difficoltà. È un lavoro che mi piace, lo faccio da tanti anni, però non trovo difficoltà in questo mestiere. Beh, divertimento perché tanti installatori, oltre ad essere installatori, sono anche amici. Praticamente li vedo, sono quasi 15 anni che lavoro qua con la vecchia proprietà, sono 3 anni che lavoro con Elettro Lazio, sono amici, ci divertiamo nel senso, vengono qui tranquillamente. Buongiorno, vorrei informazioni su questa lampadina, me ne servirebbero 300 il prima possibile. Certo, ecco qui su Metel Data Pool c'è tutto, caratteristiche, foto, qualità, pregi. Ce ne sono di altre marche, così, per fare un confronto? Ad esempio avete qualcosa della Fantaluce? Certo, peccato che su Metel Data Pool non ci siano, quindi dobbiamo andarle a cercare qua. Mai più senza mettere il data pool. Qui devo dire la verità, c'è un po' di tutto, da le industrie che sono qui vicino, e bisogna dire la verità, abbiamo qui nelle vicinanze importanti gruppi tipo Colgate Palmolive, tipo Granarolo, tipo ABBV e potrei andare avanti. Poi abbiamo i porti che praticamente sono praticamente nostri clienti univoci, cioè comprano esclusivamente da noi, fortunatamente, anche perché c'è la vicinanza e abbiamo anche del materiale molto dedicato, non ultime le attività alberghiere del posto che si rivolgono spesso a noi. Poi strada facendo ho conosciuto il personale che è sempre disponibile e in qualche modo risulta soddisfacente il servizio, per cui va bene così. La qualità, cioè la competenza soprattutto, no? Quando c'è un problema puoi domandare, non essendo uno del mestiere, diciamo, affermato, quando c'è un problema domando e mi danno di solito risposte giuste. Perché c'hai i prezzi accessibili, poi il personale è simpatico, affidabile e basta, insomma. Di trovare tutto pronto subito e di non aspettare. Si trova sempre tutto, veramente, così adesso mi faranno lo sconto, se no ordino e aspetto. Diciamo che chiedono, tirano molto il prezzo, cioè il lavoro è poco, allora tirano molto il prezzo, una cosa economica che però fa le stesse cose che fa una parte, diciamo, costosa. E i prezzi sono competitivi. Rispetto alla media sono abbastanza buoni. Quando sto bene in una parte, poi che trovo l'1% o il 2% di più, non è che lo vado a sottilizzare, delle volte chiedo dei sconti particolari, però poi sono sempre il cliente affezionato. I prezzi mi sembrano buoni per quello che posso, insomma, meno della ferramenta sotto casa sicuramente. Thank you.
perché capiscono subito quello che ti serve. Ti capiscono, capiscono il problema e se sanno lo risolvono, se possono, ti aiutano. Grazie proprio alla professionalità che si riesce in qualche modo ad avere il prodotto velocemente, anche telefonicamente, sanno già di che cosa stiamo parlando, quindi sicuramente la professionalità è importante in un banconista. Beh, preparati intendo che quando chiedi un articolo, che io me li sono scordati gli articoli, l'afferrano al volo quello che uno vuole, insomma, ecco, tutto lì, che un banchista deve afferrare al volo gli articoli, quello che il cliente chiede, che magari si antenna, ma lui riesce a capire velocemente quello che serve. Normalmente quello che mi serve a me sì, di quello che ho bisogno io sì. Sì, bene o male arriva da Pomezia, arriva un pezzo da Roma. Diciamo che qui c'è il vantaggio che essendo parecchie filiali nell'arco di pochi chilometri si riesce ad avere il materiale velocemente. Fortunato circa, contento dai. Ah, soddisfatto? Abbastanza soddisfatto del servizio. È che sono soddisfattissimo. Prendere la merce per il cantiere. Sì. Mi serve solo una firma sul documento di trasporto. Sì, avessi saputo che erano due scatolette non prendevo il camion. Mai più, senza barcode Metel. Offre praticamente un ventaglio di proposte più aperto rispetto agli altri punti vendita, perché abbiamo parecchio dettaglio, abbiamo lo showroom che solo nel caso nostro è così, diciamo, importante ed esteso, e poi oltretutto abbiamo una persona dedicata anche in questo senso. Offrivamo il materiale che veniva acquistato, in questo caso riusciamo a dare soluzioni di ogni tipo, ivi compreso una vocazione quasi totalmente industriale. Elettro Lazio S.p.A. potrei dire che incute timore, ma non benevolo posso dire, è un aspetto molto importante e poi oltretutto c'è una visibilità che è ben diversa.